Questo corpo vi è stato dato affinché voi possiate diventare umili devoti e servire Dio. Non ammalatevi e non diventate dipendenti da un medico. Questa è la parola di Sai che vi sta mostrando il percorso corretto. Studenti, da tempo immemorabile molti rishi hanno speso tutto il loro tempo in questo paese pensando a Dio. Domande come Dio esiste? Come possiamo vedere Dio? Possiamo raggiungere Dio? Queste domande non sono nuove. Sono domande che si sono posti fin dall'inizio della creazione. Le risposte a queste domande sono state cercate da molte persone che hanno fatto diversi tentativi. Avevano cercato risposte a queste domande con tutta la loro forza, attraverso le loro discipline. Avevano anche cercato di trovare risposte cercando la grazia di Dio. Le poche persone che hanno trovato delle risposte hanno cercato poi di diffonderle agli altri nel mondo. Si sono rivolti al popolo attraverso i Veda e attraverso i Veda erano stati in grado di intravedere la forza del grande Parama Purusha, che è oltre l'oscurità dell'ignoranza. Lo hanno descritto come un'entità luminosa e splendente. Dio non può essere percepito o capito cercandolo solo nel mondo esterno. Sebbene Dio sia onnipresente, egli si rivela sotto forma di prajnana o conoscenza all'interno di una persona. I Veda hanno proclamato che Dio è eterno ed è presente nel corpo materiale che è fatto di materia distruttibile. I diamanti non cadono dal cielo, né si possono ottenere come frutto da un albero. Tali pietre preziose possono essere trovate solo sulla terra. Allo stesso modo, il gioiello prezioso della divinità si manifesterà nel corpo umano che è fatto di materia. L'obiettivo ultimo dell'uomo è cercare questo aspetto divino basilare che è presente in tutti gli esseri viventi.
Oggi non si è in grado di riconoscere la divinità sacra in cui noi risiediamo e si sta sprecando la propria vita come persone che usano il sandalo come legna da ardere, non conoscendone il valore. Davvero, questo aspetto divino che è presente nel corpo umano si proietterà da solo, solo occasionalmente. La brillantezza del sole è presente in tutti i posti, ma usando questo splendore che cade sopra un muro non siamo in grado di vedere come attraverso uno specchio. Anche i raggi del sole si riflettono sugli alberi o sul fango, ma essi non ci permetteranno di vedere noi stessi. I raggi del sole cadono ovunque, ma non siamo in grado di utilizzarli per guardare noi stessi. Ma quando lo splendore del sole si riflette in uno specchio, possiamo usarlo per vedere il nostro volto. Allo stesso modo, mentre Dio è onnipresente e può essere trovato ovunque, potremo vederlo chiaramente solo quando lo guarderemo con una mente pulita. Un cuore puro e pulito è il mezzo per poter rimuovere l'ego. L'aspetto sacro di Dio è tale che con il suo aiuto possiamo anche rimuovere la gelosia. Usando questi sacri pensieri divini, le gopika riuscivano a rimuovere la loro gelosia e il loro ego. Tutto ciò che hanno fatto le gopi nelle loro vite, lo hanno fatto abbandonando la loro mente e i loro pensieri e i loro sensi a Krishna. E così hanno potuto condurre una vita sacra. Qualunque cosa facessero con i loro corpi, facevano il lavoro per conto di Krishna, offrivano il lavoro a Krishna. Qualunque parola pronunciavano con la loro lingua, la consideravano come un gioco di Krishna, un lila di Krishna. Qualunque lavoro avevano fatto con le loro mani, lo consideravano un servizio fatto a Krishna. Le loro parole erano sempre sul Krishna, il loro sorriso era sempre rivolto all'eternità. In questo modo, in ogni momento godevano della beatitudine e arrendevano i loro pensieri al Signore. Le loro nascite, le loro vite potevano essere cambiate, i tempi potevano essere cambiati, eppure loro si consideravano vicini a Krishna e quello era il loro unico obiettivo. Sentivano che Krishna era presente in tutte le forme, sia quelle umane che animali, vivi e no, vive e non viventi. Esse erano soliti dire, che cosa possiamo fare per arrenderci? Non c'è nulla che possiamo offrirti, tutto è in te e tu sei in ogni cosa. Se l'intero universo è contenuto in te, possiamo servirti qualche dolce? Se sei presente in tutto il mondo, nelle acque del mondo, come possiamo darti un bagno con l'acqua? Tu hai la luminosità di un milione di soli, come possiamo usare una candela da donarti? I grandi santi come Ayahara potevano comprenderti. Come possiamo noi raggiungerti? Siamo in grado di comprendere solo la natura della terra nel tuo nome Gopala. Come può qualcuno descrivere i tuoi lila? In questo modo le gopi trascorrevano le loro vite descrivendo la gloria di Krishna e dedicavano a lui tutti i pensieri.
Si rivolgevano a Krishna dicendo: O Krishna, se diventi un fiore, noi diventeremo un'ape e voleremo intorno a te. Se diventi un albero, diventeremo come rampicanti e il vento ci aiuterà a stare intorno a te. Se diventi una montagna, noi diventeremo le torrenti di montagna e ti circonderemo. Se diventi il grande cielo blu, saremo le piccole stelle brillanti in questo cielo. Se diventi un oceano, diventeremo piccoli rivoli che fluiranno dentro di te. Non possiamo sopportare la separazione da te in alcun modo, in alcun tempo. E ti preghiamo affinché ci possa essere data la fortuna di stare sempre con te. Qualunque forma tu prenderai, noi prenderemo la forma appropriata in modo da poter stare con te. Questo implica ciò che vi era tra le gopi e Krishna, una connessione inseparabile. Krishna non è distinto dai suoi devoti. Krishna è la sua forma. La forma di Krishna dipende dalle idee e dai pensieri che una persona ha. La forma di Krishna o del Signore che si adora dipende dalle idee e dai pensieri dei devoti. Il Signore assumerà una forma determinata dalle idee e dai pensieri dei devoti. Per poter sperimentare la sacralità di questo aspetto divino, bisogna avere una mente pulita e una forma pura. La nostra vita dovrebbe essere posta sulla via della verità, che possiamo raggiungere la divinità, che è la verità stessa. Oggi la situazione nel mondo è tale che le persone stanno prendendo percorsi sbagliati in molti modi. Non si sta dando l'ambiente appropriato ai giovani. In questo contesto, al fine di fornire un'atmosfera buona, la cultura e le tradizioni di Bharat devono essere insegnate agli studenti. Le Qualunque cosa si impari dai testi sacri come la Bhagavata e il Ramayana, e qualunque sia la borsa di studio che si ottiene, se non si mette in pratica almeno una frazione di ciò che si è imparato, si sprecherà il proprio tempo. La borsa di studio sarà inutile se non è accompagnata dalla pratica. Per esempio, se un asino porta qualcosa di profumato sul suo dorso, diventerà egli un elefante? Potremmo avere la forza di insegnare agli altri perché abbiamo imparato sui libri. Tuttavia, se non si pratica ciò che si è imparato, sarà tutto inutile. Questo si spiega dicendo che se il pensiero, la parola e l'azione non sono coerenti, l'individuo non può essere descritto come un Mahatma. Non abbiamo alcun diritto di chiamarci esseri umani se non vi è natura umana in noi. L'aspetto divino non esiste in una terra straniera o in qualsiasi spazio esterno. L'aspetto divino esiste dentro di noi e in noi. Gli studenti devono rendersi conto che hanno un'ambizione inesorabile per cercare qualcosa che non possono ottenere. Il percorso spirituale offre una luce importante. Seguendo un sacro sentiero di verità, Harishandra ha inciso un nome, il suo nome, tra le sacre devote persone. La sua storia ci dice come il gusto, il piacere di aderire per la verità lo ha portato addirittura
a lasciare la moglie e il figlio. È molto raro vedere una tale famiglia nell'età di Kali, in questa era di Kali. Nonostante il marito avesse tutti i tipi di difficoltà e diversi problemi, la moglie lo aiutava ad affrontare la situazione e lo incoraggiava. È diventato comune in questi giorni pensare che le idee delle donne siano catastrofiche e dannose. Le gopi non avevano alcuna somiglianza alle donne di oggi. La loro condotta era tale che svolgevano i loro doveri quotidiani pensando sempre a Dio e si arrendevano a Dio. Guardavano ai loro mariti e ai figli come se fossero le forme di Krishna. Mentre davano da mangiare ai loro mariti, erano solito farlo immaginando che stessero offrendo il cibo al Signore. Mentre facevano il bagno ai loro bambini, erano solite pensare che stavano facendo abhisheka a Krishna. Questa era la sensazione di elevazione che avevano loro. Mentre tagliavano le verdure per cucinare, loro immaginavano di tagliare via i loro cattivi pensieri dalle loro menti e l'ego, la gelosia e la rabbia venivano rimosse con un coltello. Mentre lessavano le verdure, immaginavano di pensare che l'amore di Krishna veniva usato come l'acqua per bollire le verdure. Qualunque fosse il piccolo compito che avevano intrapreso, lo facevano con la sensazione che quel lavoro fosse dedicato a Krishna. Una volta vi ho detto, se tutte le donne vanno a cercare lavoro, chi farà il lavoro di casa? Se entrambi, marito e moglie, vanno in ufficio, chi baderà ai bambini? Se tutte le donne vanno a scuola ad insegnare agli altri bambini, chi insegnerà ai propri figli? Se tutte le donne vanno in giro con i libri in mano, chi si occuperà del lavoro in cucina? Mentre incontrate problemi finanziari di una certa misura, nuovi problemi potranno arrivare. La felicità che può venire dall'ottenere un lavoro sarà nulla rispetto all'infelicità che accompagnerà questo. Oggi tutti vogliono un impiego. Se siete in grado di ottenere yoga, potete facilmente ottenere un lavoro. La parola Ud Yoga viene dallo yoga. Che cos'è lo yoga? Questo serve per adempiere il vostro compito in modo corretto. Dal momento che le persone che non hanno il diritto, non hanno tutte le abilità, non sono in possesso delle abilità per avere dei posti di lavoro, la situazione del paese è degradata ed è deplorevole. Non vediamo persone che riconoscono il loro dovere, vediamo solo un certo esibizionismo che accompagna le posizioni e le autorità di alcuni. In primo luogo si dovrebbe promuovere la propria abilità e forza, si dovrebbe prima acquisire la forza per poter raddrizzare, sistemare le proprie case, i villaggi e le comunità che ci circondano. Quindi è necessario che gli studenti leggano i testi sacri e seguano come esempi le vite di grandi uomini esemplari. La forza di quei giorni era la forza del Dharma e della giustizia. Oggi la forza è la forza della ricchezza, del denaro e della posizione. Ma la ricchezza e il denaro sono come nuvole passeggere, possono scomparire in qualsiasi momento.
La posizione e l'autorità che uno può avere oggi può cadere in qualsiasi momento. D'altra parte, la forza che deriva dal Dharma è la forza che deriva da Dio, è sempre fissa ed è permanente. Dovremmo quindi sviluppare fede completa e conoscere che cosa è permanente. Nei giorni antichi, Ivanara fece un tentativo di attraversare l'oceano per cercare Sita. Nel loro tentativo di attraversare il grande oceano, persero, cercarono di non perdere il loro coraggio e abilità. Siccome tentarono di intraprendere questo compito con forza divina e cantando costantemente il nome del Signore, avrebbero potuto fare un ponte con successo attraversando l'oceano in pochissimo tempo. Negli istituti di ingegneria molte persone ottengono diversi gradi, ma l'unico grado che avevano era la grazia di Rama. In poco tempo essi riuscirono a costruire un lungo ponte grazie alla forza e alla fede. Come si può confrontare la nostra educazione, la nostra istruzione con la conoscenza che avevano allora? Tutti gli ingegneri di oggi vengono e preparano un piano quinquennale o un piano decennale, eppure il ponte crolla ancor prima che abbia aperto formalmente. Senza spendere un solo denaro, con la fiducia in Dio e con la forza divina, quelle persone potevano intraprendere un compito enorme perché avevano grande fede. Siccome si dipende oggi dalla materialità, dal materialismo, la nostra intera vita è diventata molto artificiale. La vita di oggi è tale che non si riesce a spostare nulla senza soldi. Nei giorni antichi, invece, il Dharma aveva il sopravvento su tutto, mentre ora il denaro è diventata lo strumento, la mano superiore. Studenti, spero che voi lavoriate in modo propositivo e fruttuoso per questo paese affinché la sua antica gloria non possa essere contaminata, ma incontaminata. Gopala, Gopardha, 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 Gopala, Gopardha
Govinda Hare Murari.